Un altro dei nostri momenti qui nel salotto di Tele One, e questo è uno dei momenti più belli, naturalmente, perché ospitiamo la massima carica della Federazione Cuochi Italiana. Rocco Pozzulo, ben trovato. Grazie. Ormai buongiorno. Noi ci incontriamo ogni anno, per sì, cui certo, insomma, con piacere. Ci diciamo molto spesso sempre le stesse cose, però non è male, perché riuscire a promuovere come fa la federazione, soprattutto verso i giovani, io credo che questa uno degli obiettivi principali, no? Promuovere, e quindi questa meravigliosa ormai professione. Sì, come Federazione Italiana Cuochi siamo impegnati con questa categoria di giovani a valorizzare la cucina italiana, e siamo impegnati per dare maggiore stimolo a loro per continuare nella professione del cuoco. Sappiamo tutti in questo momento che c'è un calo di iscrizione agli studi alberghieri, e qui non riguarda solo la cucina, anche la sala di ricevimento, il bar, ma allo stesso tempo sappiamo anche che c'è un grosso problema nella ristorazione, che come anche in altri settori è quello del reperimento del personale. Quindi con Federazione vogliamo stimolare, incentivare i ragazzi ad avvicinarsi sempre di più a questa, noi chiamiamo, una bellissima professione. Sicuramente quello che è una difficoltà è che i giovani rispetto a noi, lo dicono a chiare lettere, vogliono maggior tempo libero, vogliono gestire di più il proprio tempo. Non è vero che non vogliono impegnarsi, è una buona generazione come la nostra, che molti dicono che questi ragazzi o ragazze non vogliono lavorare, non è così, vogliono ovviamente gestire al meglio il proprio tempo, e quindi da parte una nostra categoria bisogna fare qualcosa in più da parte delle istituzioni, andare a abbassare quello che è la parte di spese contrattuali dei ristoratori, per permettere, perché no, come si fa già all'estero, di avere una doppia turnazione con una doppia brigata, che sia di cucina che sia di sala, e fare in modo che la persona si approcci in maniera differente la nostra professione. Terza giornata caratterizzata da una tavola rotonda molto interessante. Vogliamo fare un resoconto, Presidente? Sì, si è parlata della vostra regione, io non sono siciliano, ma riconoscono la regione Sicilia con i suoi prodotti, la sua storia, la sua tradizione culinaria, non solo, una regione da imitare. Quindi quando si va all'estero si vede ovunque quelli che sono i piatti di punta della vostra regione. Quello che è emerso fuori, la sintesi, è quello di fare rete, perché l'anno prossimo siete riconosciuti come regione gastronomica europea ed è un riconoscimento molto importante, è giusto che sia così. E perché no? Come federazione essere presenti al vostro fianco. La federazione ha quali obiettivi? Intanto complimenti per le tante vittorie nel mondo, nei campionati, insomma, di squadre di tutta l'Italia, insomma siamo richiestissimi, ormai siamo, diciamo, forse i più richiesti nel mondo. Quali sono gli immediati impegni della federazione? Beh, immediati impegni, adesso abbiamo a Matera, nella mia regione, l'Assemblea Nazionale, dove si discuterà chiaramente di diverse cose, parte istituzionale ma anche futuro. Abbiamo un importante focus proprio con i giovani la mattina. E poi avremo a maggio un altro impegno, che è quello delle selezioni della Nazionale Italiana Cuochi. Ecco. Andiamo in cerca di nuovi talenti, soprattutto di giovani talenti, per creare un giusto ricambio generazionale anche nella nostra squadra, che è la punta di diamante non solo della FIC ma anche della cucina italiana. Si è svolto anche il consiglio qui della federazione, mi pare. Sì, durante Expo Cook abbiamo avuto il consiglio nazionale, che poi è l'organo amministrativo di tutta la federazione cuochi. Presidente, grazie per tutto quello che fa la federazione a vantaggio anche dei giovani, che grazie a questo avvicinamento possono intraprendere la carriera di cuochi. Noi ce lo auguriamo di tutto cuore. Viva i giovani e viva Expo. E grazie a voi per l'invito. E grazie alla Sicilia anche. E alla Sicilia soprattutto. Grazie al presidente Rocco Pozzulo per essere stato con noi. Noi torniamo in giro, perché la nostra troupe vi mostrerà altre novità di Expo Cook. A tra poco.